dipartimento, credetemi, è evocato così quasi da non di là per l'occasione. Ecco, Roberto Magari è scomparso poco più di 20 anni fa, nel marzo del 1994, nel corso dell'anno, di quell'anno avrebbe compiuto alla fine, a dicembre, 60 anni. Ecco, io non vorrei, perché non c'è nemmeno tempo di parlare estesamente della biografia sia umana che scientifica, mi limito a qualche considerazione, soprattutto rivolta, diciamo, al futuro, cioè alla mia ottica, alle mie speranze, per ricavare forse qualche indicazione utile ancora oggi, non tanto scientifica quanto di gestione della ricerca. Ecco, e nonostante il poco tempo, faccio una brevissima deviazione. C'è un settore della matematica famosissimo, illustre, è la teoria dei numeri, va bene, che non ha mai avuto cultori particolari in Italia nell'arco del secolo XX e fino ad oggi. Poi c'è stata una discontinuità, un evento, diciamo, casuale. Una persona che è nota a tutti gli interessati, Enrico Bombieri, nato a Milano nel 1940, vivente qualche anno più di me. Ecco, fin da giovane, precocissimo, si è appassionato alla matematica e in particolare alla teoria dei numeri. Iscritto all'università, pubblicava già dei contributi significativi prima della laurea, laureato, e queste promesse di doti di ricerca sono mantenute con una carriera immediatamente con riconoscimenti immediati, la cattedra a 25 anni e poco dopo è stato chiamato nella struttura più prestigiosa che abbiamo in Italia, la ricerca matematica, forse, vabbè, che è la scuola normale superiore di Pisa. Ecco, e successivamente appunto abbandonato l'Italia passando a una struttura ancora più celebre e più selettiva, l'Institute for Advanced Study di Princeton, il massimo tempio della razionalità, come dire, dell'Occidente per la ricerca pura. Ecco, quindi contributi geniali, riconosciuti in teoria dei numeri. Tanto è vero che nel 1974, al convegno mondiale di matematica di Vancouver, fu attribuita la medaglia Field, che è un riconoscimento più celebre forse nel mondo matematico, non molto noto all'esterno di questo. Per inciso, noi ne abbiamo avute noi l'Italia una di questa, contro dei 10, ad esempio, della Francia nel giro degli anni, 12 degli Stati Uniti, eccetera. Ecco, questa storia è molto, molto bella, insomma, una mente geniale che è nostra contemporanea. L'aspetto malinconico su cui riflettere, ma lo segnalo soltanto, è difficile l'analisi corrispondente, è che la teoria dei numeri dopo Bombieri è esattamente quella di prima d'Italia. Non ci sono cultori, va bene, non ci sono cattedre, non è progredita minimamente, nonostante questa diciamo, stella filante, va bene, oggettivamente valida, va bene, è riconosciuta. Quindi l'impressione è una colpa ovviamente, questo voglio dire, della persona in questione, di Enrico Bombieri, ma qualcosa, se l'impressione non funziona, cioè una risorsa preziosa non è stata, non programmabile in un certo senso, non è stata però, una volta presente, utilizzata. Ecco, la diciamo, vicenda di cui che racconto brevemente di Roberto Magari è molto diversa. Dunque, non faccio ovviamente confronti di livelli fra le due individualità e con assoluta franchezza Enrico Bombieri è un genio a livello mondiale, dei grandi
matematici del Novecento. La creatività autentica, vabbè, di Roberto Magani è sul livello certamente minimo. Non era questo l'accostamento che volevo fare, ma un problema appunto di gestione in qualche modo di risorse. Ecco, Roberto Magani nasce a Firenze nel 1934, appunto come si chiama la data di prima, si laurea nel 1957. L'anno del novembre del 1957, quindi pochi mesi dopo, l'anno dopo in realtà, pubblica il suo primo articolo di matematica, la tesi, e su quelle tematiche, quelle della tesi, seguiranno anche altri articoli, cioè c'è una creatività, va bene, che si esprime in lavori di ovvio livello fin dall'inizio immediata. Ecco, qualcosa però non funziona, l'avvio è faticoso, appunto, perché l'argomento della tesi di questi lavori è geometria. Il direttore di ricerca, il relatore della tesi, è una persona che poi anch'io ho avuto qualche anno dopo un insegnante a Firenze, Guido Zappa, che è uno degli ultimi esponenti della arcana ormai geometria italiana, che non ha più molto senso. Lui stesso si dedica da alcuni anni a un nuovo settore, e allora è ugualmente poco noto in Italia, l'algebra astratta, in particolare alla teoria dei gruppi. Magari pubblica ormai alcuni articoli sulla teoria dei gruppi, ma credo a vederli ora sbagliati, ugualmente gli eventi intrinseci della teoria sono poco sfruttati. L'interesse essenzialmente metalinguistico. Quindi non c'è un inizio subito rapido, ma non c'è un adeguamento fra le aspirazioni e la realtà dei temi incontrati. In realtà, appunto, magari sa cosa interessa, se parlava da certi suoi scritti giovanili inediti. Ed è la logica e matematica e i fondamenti della matematica. Ecco, e qui avviene l'evento visto posteriori, paradossale. Nessuno a Firenze, e in quel momento siamo appunto alla fine degli anni 50, all'inizio ormai degli anni 60, è in grado di dargli indicazione, anche uno direbbe veramente bibliografiche sull'argomento. Una situazione di stallo, magari è insieme a qualche altro collega ugualmente appassionato di queste tematiche, ma non trova un modo di renderle, di articolarle. Ecco, la situazione si sblocca con un evento casuale e che in qualche modo mette a disagio, risolve il problema, questione da pensare sulla struttura sovracente alla ricerca. Ecco, in quegli anni c'erano state profonde modifiche nella struttura universitaria italiana, nell'organizzazione della ricerca, con la costituzione di CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e la matematica era stata, riorganizzata in un insieme di gruppi di ricerca proprio denominati, divisi per temi, e che sembra ora non era già una novità, perché in generale le divisioni erano locali, geografiche, eccetera. Tutti gli interessati a certo tipo alle equazioni differenziali ordinarie confluivano in un gruppo, altri, cioè la costituzione di un certo numero di gruppi di ricerca. Combinato per la matematica dell'epoca con una, i nomi si possono, sono disponibili, ecco, una lungimiranza e un'apertura di visione che ancora oggi stupisce, diciamo, forse oggi non si riproporrebbe negli eredi, ecco, accettò la proposta di un filosofo, cioè un docente di un ordinario di filosofia all'Università di Milano, di filosofia della scienza,
di costituire un gruppo di ricerca matematica, come gli altri, dedicato alla logica dei fondamenti. Filosofo era un nome già noto per altri versi, è persona abbastanza estroversa, presente da un gruppo di fu costituito questo gruppo che lui diresse, l'animatore lo era, un suo allievo, era ugualmente un filosofo, Ettore Casari, e questo radunò gli studiosi, quasi tutti all'inizio del mondo della filosofia e poi qualcuno dal mondo della matematica, interessati a quelle tematiche, però la cosa era ignota sostanzialmente a Firenze, distanza Milano Firenze, erano in tempi diversi. Ecco, ci fu poi una conferenza di Ludovico Geymon appunto a Firenze e magari poté entrare in contatto e con lui presentarsi, entrò a far parte del gruppo e chiese insieme a colleghi che erano interessati allo stesso argomento una biografia sull'argomento. Io ho visto le sue carte, la lettera, fu risposto da un collaboratore di Geymonat, sempre dell'istituto, allora i dipartimenti non esistevano, di filosofia dell'Università di Milano, indicando tre testi che non erano la critica della rompura, cose del genere, ma Algebraic Logic di Paul Almos, la Boolean Algebra di Sikorsky e il testo di Enki in francese, ugualmente. Tre studiosi in quel momento attivi. Ecco, quindi c'è qualcosa che sgomenta un po', anche se l'evento è positivo, cioè in un ateneo che non era proprio fra i più piccoli già allora in Italia, a Firenze, non si riesce a dare indicazione dei giovani in qualche modo appassionati su una materia, cosa, e queste arrivano fortunatamente, ma a me sembra anche fortunosamente, va bene, da una sede completamente diversa. In ogni caso la situazione, mi sono attardato per appunto segnalare caratteristiche della nostra ricerca, va bene, su cui si deve riflettere ancora oggi per le versioni analoghe che possono essere presenti attualmente, va bene? Evidentemente questo fatto non si propone più, oggi esiste Google, certamente, ma forse ci sono carenze più insidiose che sono dello stesso tipo. Ecco, la situazione si sblocca, comincia abbastanza con entusiasmo a pubblicare in logica e contemporaneamente gli viene, in quello stesso anno, nel 63, gli viene attribuito l'incarico di insegnamento di logica matematica a Firenze, uno dei primi corsi in Italia, ecco che apre un altro evento, questa volta prolungato, bene, fondamentale per la sua carriera scientifica e per la ricerca in generale, cioè già nel primo corso, che non era affollatissimo, che si può capire, un corso di secondo biennio di un corso di laurea non affollato, matematica, quattro persone chiedono la tesi a Roberto Magari e tutti e quattro lo seguiranno nelle vicende successive e in seguito saranno professori di ruolo appunto all'università. Ecco, dopo questi primi lavori cominciano le grandi attività, grandi, lo segnalo io, ma nel senso prolungate nel tempo, articolate, attività creative, cicli di lavori dedicati a tematiche unitarie di Roberto Magari. Prima, appunto, appena più in là dei testi e dei primi lavori che su questi testi appunto aveva fatto, il ciclo di una generalizzazione dei sistemi logici, visti da appunto in un'ottica più generale, cosiddetti calcoli generali. Poi un lungo ciclo, durò almeno una decina d'anni, di lavori in algebra universale. A questi seguì ugualmente ogni volta un lieve slittamento negli argomenti, un ciclo successivo che forse insieme a questo
questo appena detto è quello che ha reso più famoso anche nel mondo, dedicato a una sua proposta cosiddette algebre diagonalizzabili, dall'algebra, oggi qualcuno le chiama, non in Italia, ma fuori, direttamente algebre di Macari. Anche questo non fu un punto d'arrivo, punto terminale, ma magari continuò a evolversi in altre direzioni e in qualche modo uno direbbe dall'esterno appassionandosi di più al soggetto in senso filosofico, si rivolse a proporre dei lavori, delle idee, un argomento che, ecco, io cito ora con la sua nomenclatura, la nomenclatura, il nome del titolo del contributo che dette, ma è un po' ingannevole, la morale e metamorale, ma non si tratta appunto di uno studio sull'imperativo categorico di Kant, c'era un grande uso di campi non archimedei, appunto, e di, come sempre, nella ricerca di magari algebra di Boole e generalizzazione. Ecco, intanto, diciamo, dopo questo, io ho citato solo il primo corso di logica, c'era stata una carriera, diciamo, accademica. La cattedra, ha vinto la cattedra, 32 anni, abbastanza precoce, fu chiamato come docente di algebra a Ferrara e lì si ripropose puntualmente lo stesso evento di Firenze, cioè dai corsi alcuni giovani promettenti o brillanti si rivolse alle tematiche di ricerca di Roberto Macari. Ecco, ci fu qui un episodio che cito perché ci sono delle conseguenze diciamo visibili attualmente e non solo appunto c'erano queste attrazioni di studenti dai corsi che abbastanza a fondo normale, ma per motivi si era diffusa una certa fama di popolarità in relazione a questi argomenti di ricerca che erano venuti attraverso il gruppo di, appunto, di Genova, la partecipazione, l'essere un membro ormai autorevole del gruppo di ricerca di Genova e nel piccolo mondo degli algebristi italiani, piccolo in senso numerico, si arrivava a 10 cattedre con la diciamo comunicazione diretta, ecco, magari aveva acquisito una certa fama e questo fece sì che vari docenti di altre università, lui era a Ferrara appunto, indirizzassero a lui per la tesi studenti brillanti che volevano appunto approfondire questi argomenti, così da Pavia venne primi studenti da Napoli, un giovane allora che si chiamava Aldo Uzzini, che da quel momento poi sostanzialmente non ha più abbandonato Roberto Macari fino alla comparsa, da Pavia ancora altri due giovani molto brillanti, ne ricordo uno solo, Franco Montani, da Padova ancora delle persone. E poi in una fase successiva, l'ultimo, forse non il peggiore, l'ultimo, da Milano, quando ormai magari si era trasferito a Siena, Fabio Bellissima. Quindi tutte persone che non erano state coinvolte direttamente dai corsi di Macari, ma erano coinvolte in un'attrazione più generale attraverso i loro docenti o la lettura di pubblicazioni. Ecco, se qualcuno con tutti i colleghi universitari, con l'occhio un po' esercitato a problemi pratici, ecco, ha fatto un rapido conto, siamo già a una più di 10 persone che, di cui ho, che ho in qualche modo menzionato, che ormai erano intorno questa figura centrale e seguivano i seminari e partecipavano alla ricerca, sviluppavano loro stessi temi di ricerca e segnavano tutto questo con molta intensità. Quindi
viene la curiosità, la cosa, e dal punto di vista pratico qual era la collocazione immediata e futura di tutta questa situazione? Belle Pieri, Belle Pieri, non ho capito, Belle Pieri, ah, Belle Pieri, sì, ecco la locuzione criptica di Annunzi non è del tutto centrata. Ecco, in precedenza c'era un evento che noi è scontato, ma costituì una novità fondamentale per la matematica e per la ricerca in Italia. Io ho citato la costituzione dei gruppi di ricerca, con ciascuno diretto da una persona che coordinava membri che non erano tutti dello stesso Ateneo. A questi gruppi furono attribuite anche delle borse da dare a laureati, che furono un'assoluta novità in Italia, cioè fino agli anni, alla fine degli anni 50, per esempio quando si laureava appunto Roberto Magari, non c'erano quasi possibilità di studio post-universitario, cioè, solo qualche struttura, la normale di Pisa, aveva delle borse per perfezionamento, c'era l'istituto di statistica, c'era l'INAM, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica di Roma, ma erano eventi che poi non tutti gli anni bandivano un concorso per una borsa, ma c'era uno spazio ristrettissimo per poter eventualmente proseguire gli studi universitari. Come avveniva allora la trasmissione del personale universitario? Ecco, tra l'altro per gli umanisti questo continuò ancora, perché queste borse che ho citato erano per le materie scientifiche, in particolare per noi per la matematica. In generale c'era una, per quasi tutti, una permanenza nella scuola superiore come insegnanti. Tutti i docenti che ho avuto io all'università avevano insegnato per 5, 6, 10 anni nella scuola superiore, a cominciare dal fondatore mitico dell'Istituto di Firenze, Giovanni Sansone, che aveva passato 20 anni credo, una scuola magistrale per insegnare matematica. Ecco, la discontinuità avvenne in quegli anni con le borse del CNR, le borse di addestramento alla ricerca, che erano annuali, concorso nazionale, rinnovato un secondo anno abbastanza facilmente e per un terzo anno se c'era un contributo, una cooperazione, cioè, che furono il tramite, credo che tutti qua dentro o molti sono passati per queste, io per esempio fui fra i primi perché erano state appena istituite. Ecco, questo quindi, tutte queste persone intanto erano cose, solo che la parola, le borse di studio erano, una attinenza in generale temporanea, insomma, nel linguaggio comune, e la parola borsista sostanzialmente non esisteva, appunto, per confermare a Duzzini. Io una volta, dovendo fare il testimone a qualche cosa, insomma, c'era la professione borsista, per lettiere, mi disse, ma non è questa la mia interpretazione sensata in ambito fiorentino. Però le borse erano temporanee. Vabbè, qual era come si poneva il futuro? Ecco, anche qui ovviamente sono gli eventi che si articolano. Ecco, tutti sanno che i risultati vedono il percorso. L'Ateneo Senese decise di istituire un corso di laurea in matematica nella facoltà di scienze, in cui c'erano già alcuni corsi, ma mancava sia matematica, sia fisica, sia chimica. E fu offerta all'università la cattedra Roberto Magari, che con il compito di organizzare, rimane lavoro, di organizzare appunto questo nascente corso di laurea. Ecco, e diciamo, Magari si trasferì a Ferrara, a Siena, con la quasi totalità di queste persone che furono inserite, va bene, erano
di età, di laurea ormai diverse, quindi concetti di anzianità scientifica anche un po' diversa, ma furono inserite nel nuovo corso di laurea. Questo fu lo spazio che consentì, va bene, l'addensamento, la costituzione di questo gruppo. Come tutte le persone esercitate, va bene, cioè, che sono viste da un po' di tempo, possono immaginare, la supposizione è corretta, le critiche furono fortissime, che insomma, sostanzialmente il corso di laurea era fatto il 50% di persone aventi un'unica formazione. E come spesso, quasi sempre, no? Succede nelle università, le critiche erano quasi tutte non in buona fede, ma questo è un altro discorso. Insomma, in ogni caso, questa fu la, diciamo, la successione degli eventi e la costituzione, la nascita di quella che è stata chiamata la scuola di logica di Siena, radunata intorno appunto a Roberto Magari. Ovviamente, e qui faccio con molta rapidità, la presenza in una stessa sede di un gruppo di persone omogenee quanto alla ricerca, agli interessi. Io dico, traendo fuori, va bene, per gli altri, di ottimo livello, tutti, non poteva non avere conseguenze. Una intanto fu la proposta di strutture, fu chiesto una scuola di perfezionamento in logica matematica. Le scuole di perfezionamento erano l'unica struttura presente solo in alcune sedi per alcune materie, va bene, possibile di dopo la laurea in quel momento. Passarono 10 anni fra la richiesta e l'accettazione da parte del Ministero, fu accettata questa richiesta, fu costituita la scuola di perfezionamento in logica di Siena che attirò allora anche studenti, va bene, dopo, per il dopo laurea da tutta Italia, quindi aumentando, diciamo così, la presenza della logica a Siena. Ecco, ovviamente altri eventi erano occorsi e questa struttura nacque già adeguata perché erano stati istituiti intanto i dottorati e quindi le scuole di perfezionamento erano delle realtà inconfrontabili ed erano destinate a scomparire, come infatti ci si pose il problema e subito si chiese di trasformare, ma la cosa era tutt'altro che semplice, la scuola di perfezionamento in logica, in dottorato di logica, e questo fu istituito, mi pare, nel 91, se non ci vorrebbero altri 10 anni quasi. Ecco, questa è grosso modo la vicenda. E ricordo solo, e concludo per lasciare appunto a Franco Montagna, un amico Franco, tempo, che nei cambiamenti, nella evoluzione dei temi di ricerca, appunto, che erano tutti dietro proposte proprie, autonome di Roberto Magari, la quasi totalità, volta per volta, delle persone intorno a lui lo aveva seguito, fino all'ultimo, che quello che ho citato, va bene, le tematiche inerenti alla teoria delle decisioni, delle scelte, quella che poi ho chiamato rapidamente morale, metamorale, va bene, in cui cioè, rimase più isolato per vari motivi, tanto le persone ormai non erano più giovani allievi, ma avevano dei loro temi di ricerca, eccetera. Ecco, di recente, appunto, mi pare che proprio questa zona meno esplorata da Magari stesso, che appunto scompare, che ricordo un fatto appunto preciso, nel 1993, quando già si era manifestata intensa la malattia che avrebbe portato alla scomparsa, riuscì a convincere Roberto Magari a chiedere un congedo dall'insegnamento per l'anno accademico 93-94. Chiese questo congedo, ma non per malattia, ma per ricerca, facendo quindi un, che
sperava di poter fare un programma molto dettagliato come era richiesto. E c'erano quattro temi, di cui uno era ancora lo sviluppo delle algebre diagonalizzabili che erano in corso, le ricerche erano ancora in corso, e tre riguardavano queste nuove tematiche a cui si era appassionato. Ecco, di recente alcuni dottorandi di Pisa, si sono interessati proprio, abbiamo parlato e poi mi hanno chiesto delle indicazioni per accedere al materiale appunto inedito di Roberto magari sull'argomento, a questo tema rimasto più in ombra, perché appunto all'inizio del 94 poi, come ho detto, magari scompare. E quindi forse anche di questo ci sono ulteriori esplorazioni. E come una nota, diciamo, solo sentimentale, per ora ho raccontato fatti, queste stesse persone hanno creato di loro iniziativa una sorta di poster celebrativo che forse sarà messo anche da qualche parte qui in Dipartimento. Va bene. Ecco, rivelando che sono questi dottorandi, persone che non hanno conosciuto. Quindi il fascino che tutti noi, molti dei presenti, appunto, tutte le persone della scuola magari, avevano avvertito intensamente della sua personalità, della sua figura, eccetera, sembra insomma abbia fatto un passo ulteriore, si sia trasmesso anche a persone che in realtà hanno conosciuto solo l'insegnamento, insomma, e gli scritti. Ecco, se questo, ritorno a quello che era l'osservazione di prima, potrà portare alla costituzione di una scuola in qualche modo stabile, non una imbalsamazione delle realtà già, che sono state già analizzate, cioè, ma qualcosa di vivente, va bene? Che continua a avere un senso nel mondo internazionale, ecco, questo lo vedremo, va bene? E vi ringrazio dell'attenzione. Parola a professor Franco Montagna, il suo intervento è titolo a Che piccole tua vita. Prego. Dunque, il punto di partenza riguarda le piccole
piccole probabilità e comincio con una citazione di Roberto Magari, conto di un tizio che vorrebbe attraversare la strada per comprare un panino e gli viene in mente che potrebbe essere vittima di un incidente di traffico. Però la probabilità è piccola e quindi allora Roberto faceva un lungo elenco di reazioni, alcune delle quali emotive, ma anche si soffermava anche su due criteri puramente matematici, uno dei quali veniva criticato, cioè il principio delle piccole probabilità devono essere considerate nulle. E questo Bruno De Finetti che criticava questo principio e anche lui diceva che insomma non lo condivideva. Le piccole probabilità quindi sono importanti e qui ho un elenco parziale dei motivi per cui le piccole probabilità possono essere importanti. Innanzitutto un motivo banale: se l'evento ha un impatto molto forte, per esempio una vincita milionaria al gioco o in negativo una catastrofe nucleare, anche una piccola probabilità va presa in considerazione. E questo forse per esempio potrebbe essere il motivo per cui tanti giocano il Superenalotto pur sapendo che il bilancio, il valore atteso è negativo, però giocano lo stesso perché pur essendo estremamente improbabile la possibilità di una vincita risolve tutti i problemi, quindi è così importante che non può essere trascurato. E le piccole probabilità consentono di trattare dei problemi, adesso non ho tempo, ma sarebbe bello raccontare il paradosso della scelta del numero naturale a caso, su cui parlava anche Roberto Magari, e in modo che tutti i numeri siano equiprobabili e ogni numero abbia probabilità non nulla di essere strano. Un altro argomento è che le piccole probabilità consentono il calcolo della probabilità condizionata quando l'evento condizionante ha probabilità zero. E infine le piccole probabilità consentono di trasformare una relazione di preferenza in una misura di probabilità, o un valore atteso, a seconda di cosa si tratta. Allora, prima di tutto, formalizzazione del concetto di piccolo. Cosa vuol dire piccolo? In matematica non esiste un significato formale di piccolo e forse la migliore formalizzazione di questo termine è infinitesimo, cioè non nullo però minore di un mezzo, minore di un terzo, minore di un quarto, di un quinto, eccetera, eccetera. Se avessi detto una cosa del genere all'esame di analisi 1 a Pavia con il mio professore Silvio Cinquini, non solo mi avrebbe buttato fuori, ma avrebbe anche registrato un voto negativo. Piccolo piacere. Però, proprio con la logica, si dimostra che assumere l'esistenza di infinitesimi, di numeri che sono infinitesimi, non porta a contraddizione. Abraham Robinson infatti dimostrò che si può fare analisi matematica utilizzando infiniti infinitesimi attuali, cioè non funzioni che tendono all'infinito o tendono a zero, ma numeri che sono infinitamente piccoli o numeri che sono infinitamente grandi e che però per il resto si comportano come normali numeri reali.
Questo consente l'utilizzo di probabilità infinitesime e si può dimostrare l'esistenza di misure uniforme e non nulle sui punti su un insieme qualsiasi, arbitrariamente grande, e quindi permettono queste misure non standard permettono di scegliere un numero naturale a caso in modo che ogni numero abbia una possibilità di essere estratto. La seconda applicazione che volevo citare è riguarda appunto i fondamenti della probabilità e la probabilità condizionata. Secondo l'impostazione frequentista, la probabilità di un evento è il limite della frequenza dell'evento quando il numero degli esperimenti tende all'infinito. Questa impostazione si basa però sulla possibilità di ripetere un esperimento tante volte mantenendo intatta la probabilità, che è un'ipotesi che si verifica raramente. E per citare un caso limite, se uno volesse calcolare la probabilità che un ponte sullo stretto di Messina resista per 300 anni, con un'impostazione frequentista bisognerebbe fare un numero enorme di ponti e aspettare 200 anni per calcolare la percentuale dei ponti che hanno esistito. E Bruno De Finetti propose un approccio alla probabilità che non è immune da critica, per carità, però è significativo e indubbiamente molto interessante. Allora, la probabilità di un evento E è la quota alfa che un bookmaker onesto, poi preciso cosa vuol dire onesto, proporrebbe per questa scommessa. Lo scommettitore sceglie una puntata lambda e paga non tutto lambda, ma una parte di lambda proporzionale alla probabilità alfa, cioè lambda per alfa. Se l'evento si verifica riceve lambda e guadagna lambda per meno alfa, altrimenti non riceve nulla e perde quello che ha scommesso lambda. Solo che per rendere il bookmaker onesto, la regola prevede che il regolamento prevede che lo scommettitore possa scommettere negativo, il che vuol dire scommettere negativo si scambia il bookmaker con lo scommettitore. E il criterio che De Finetti proponeva è il cosiddetto criterio di coerenza, cioè immaginiamo una situazione in cui il bookmaker accetta scommesse su un numero finito di eventi, assegnando loro E1 e N, assegnando le probabilità alfa 1 alfa N, e allora l'assegnazione si dice incoerente se esiste quello che prima Stefano Maci diceva, Dutch Book, vorrebbe, non so perché si chiama Dutch, libro olandese, non ho mai scoperto perché, però vuol dire che c'è un sistema di scommesse che qualunque cosa succeda porta a una vincita sicura per lo scommettitore. Per esempio, c'è da giocare una partita di calcio, è incoerente attribuire probabilità 1/2 a 1x e 2, perché uno scommette negativo su tutti e tre e pagando il 50%, quindi 3 euro per il 50%, 1,5 euro, e riceve 1 euro, qualunque cosa succede. Quindi lo scommettitore ribalta i ruoli e vince 50 centesimi con qualunque cosa succeda. Al contrario, per
esempio assegnare alla vittoria dell'Honduras probabilità 90% almeno all'inizio del mondiale, adesso anche scommettere sull'Italia all'inizio dei mondiali sarebbe stato poco saggio ma non incoerente, e questo perché la coerenza è una proprietà logica, cioè mi è stato fatto notare che la coerenza è una proprietà logica, e il teorema di De Finetti secondo cui un'assegnazione è coerente se e solo se c'è una misura di probabilità che la soddisfa è una versione probabilistica del teorema di completezza, di logica, che dice che una teoria è coerente se e solo se c'è un'interpretazione che la soddisfa. E quindi, allora il problema viene con la probabilità condizionata. De Finetti proponeva questo: scommettere su A dato B è la stessa cosa che scommettere su A, solo che se per caso B non si verifica, la scommessa è nulla. Quindi scommettere sull'Italia vincente a patto che Prandelli non alleni più, la scommessa sarebbe stata annullata perché Prandelli era ancora allenatore dell'Italia. Non si è più? No. Sì, adesso, ma ormai il danno è fatto. Allora, il problema è quando l'esempio condizionale ha una probabilità zero, come nell'esempio di Borelli. La probabilità di scegliere un punto nell'emisfero occidentale nell'ipotesi che il punto stia sull'equatore. Ora, la probabilità di scegliere un punto proprio esattamente sull'equatore è zero, e quindi però ha ovviamente un senso, no? Dire la probabilità di scegliere un punto nell'emisfero occidentale dato che già c'è sull'equatore. E allora, se interpretiamo tutto questo in termini di scommesse, uno potrebbe pensare a un bookmaker che assegna 0 alla probabilità del punto sull'equatore e 1 sia alla probabilità che il punto giace sull'emisfero occidentale, dato che giace sull'equatore, e 1 ancora all'evento punto giace sull'emisfero orientale, dato che già sull'equatore. E è chiaro che questo viola le leggi della probabilità, perché un evento e il suo complemento originano la stessa probabilità, uno è impossibile. Però il bookmaker potrebbe dire: io sono tranquillo perché tanto il punto non cadrà mai sull'equatore, quindi la scommessa verrà comunque annullata. Bene, questa situazione si sana con il concetto di stabilmente coerente, cioè l'idea è questa: modifichiamo di un infinitesimo la probabilità in modo che l'evento condizionante venga a avere probabilità magari infinitesima ma non zero. Ecco, e adesso facciamo ripartire il meccanismo delle scommesse, e l'assegnazione sarà stabilmente coerente quando con questa modifica rimane incoerente, cioè non dà luogo a una vincita certa per lo scommettitore. È un teorema che abbiamo dimostrato con Beppe Scianna e Martina Fedele, una dottoranda, dice che l'assegnazione soddisfa le leggi della probabilità condizionata se è stabilmente coerente. E nell'esempio di Borelli, la di prima si vede facilmente, adesso non sto, ok?
che l'assegnazione non era stabilmente coerente, pur essendo coerente. Ultimo argomento riguarda le preferenze, è un argomento che Roberto Magari ha studiato, io non ho mai studiato veramente, ma Roberto Magari negli ultimi anni ha studiato questo argomento. E allora, partiamo da una considerazione generale. Gli eventi sono casi particolari delle variabili aleatorie, sono particolari variabili aleatorie che possono avere valore 0 o 1. Le probabilità sono casi particolari dei valori attesi, probabilità sono valori attesi di una variabile aleatoria che va o 0 o 1. Allora, per impostare da un punto di vista soggettivo la probabilità, De Finetti diceva: ma io potrei non essere in grado di assegnare una probabilità a un evento, dare un numero preciso all'evento, e così potrei non essere in grado di calcolare esattamente il valore atteso di una variabile aleatoria. Però in teoria delle decisioni io devo scegliere tra l'azione A, l'azione B, l'azione C, e quindi devo, anche se non so calcolare qual è il valore atteso dell'azione A, dell'azione B, dell'azione C, devo però avere una nozione di preferenza, quindi devo saper scegliere tra l'azione A, l'azione B e l'azione C, dire che A è preferibile a B, B è preferibile a C. Allora, quali criteri dovrà soddisfare una relazione di preferenza per essere razionale? Principio ovvi, dovrà essere transitiva, totale, nel senso che uno deve scegliere, quindi non può restare nel dubbio senza far niente, uno deve scegliere, quindi deve poter scegliere fra l'azione A e l'azione B, e lineare, nel senso che se A è preferibile a B, a lambda A, un lambda positivo deve essere preferibile a lambda B, e se A è preferibile a B e C è preferibile a D, A più C deve essere meglio di D. E infine dovrà soddisfare il principio di dominanza: se X è sempre minore o uguale di Y, che Y dovrà essere preferita a X. E allora, con queste condizioni, esisterà una relazione, esisterà una funzione valore atteso che, spero di non sbagliare, vorrei dire un funzionale lineare, monotono, continuo e normalizzato, che soddisfi la relazione e di x minore uguale e di y, se solo se y è preferibile a x, cioè la mia preferenza corrisponderà alla preferenza che avrei se sapessi calcolare il valore atteso. Sia per Dana Scott analizzò la preferenza su eventi booleani, mentre Magari si preoccupò anche delle preferenze sulle variabili aleatorie, e entrambi giunsero alla conclusione che la risposta è negativa in generale, ma diventa positiva se si considerano i valori infinitesimi, cioè se si ammette anche mettono variabili aleatorie che possono assumere anche valori infinitesimi, allora la relazione di preferenza soddisfa tutti questi principi se e solo se c'è una funzione valore atteso che corrisponde a questa relazione di preferenza. E per concludo con una citazione Magari, che devo dire potrebbe anche suonarmi un po' come rimprovero, perché non mi
sento del tutto pulito di fronte a questa affermazione, però diciamo magari è insegnato anche che non bisogna mai aver paura della verità, anche quando la verità è scomoda. Magari diceva che ciò che deve evitare è l'indifferenza in nome della piccolezza di certe probabilità. Ad esempio, è improbabile che il mio voto influisca sull'esito delle elezioni e quindi non voto, atteggiamento riprovevole. È improbabile che le mie parole e i miei gesti abbiano un influsso rilevabile sulla storia, quindi mi astengo dal far politica e via dicendo. E questa ultima testimonianza per dire che magari si occupava di probabilità anche in vista di di applicazione all'etica, quindi alla morale, che però, attenzione, non va intesa con come morale cattolica, assolutamente lui era contro qualsiasi tipo di dogma e era assolutamente invece favorevole alla libertà, per lui era un principio fondamentale. Io vorrei... un modo per rendere la teoria dei definiti completamente corrispondente a quella.